Questa è Radio Etilica, ascoltala responsabilmente. Amici di Radio Etilica, bentornati sulle frequenze di Rolling Mull, la finestra sul mondo del rugby internazionale, alla quale ci affacciamo con gli occhi dei nocetani. Menù ricco anche quest'oggi con una dettagliata panoramica sul campionato nazionale di Serie A, dove il Noceto di coach Ciccio Frati pare non soffrire di vertigini e mantiene saldo il posto più in alto della classifica. Convincente prova del Viadana, colonia nocetana in Coppa Italia. Parleremo anche di nazionale, di zebre, reduci da una bella prova sul manto erboso dell'Anfranchi. Lo faremo con un ospite d'eccezione, un nocetano adottivo, che vi presenterò tra poco. Adesso, sigla! Stand in front of them and receive the challenge of the hat. Stick to your job and I will do mine. If I hear you shout for anything again, I'm going to be cheating like you. This is not soccer. Is that clear? Laureato alla Bocconi, classe 85, seconda linea. Padre di due bambini meravigliosi, Martin e Anna Sole, è qui con noi George Biagi. Ciao George. Ciao, buonasera a tutti. Come stai? Ti piace questo posto? Non puoi dire di no. Padre. No, bisogna investire, secondo me è una bella stufetta però qua ragazzi. Qua è colpa del bando, bisogna dirglielo. Infatti la cassetta che è alle nostre spalle servirà appunto a riscaldare l'ambiente. Allora George, come ogni ospite qui con noi, anche tu hai presentato la tua playlist, una playlist particolarmente vivace da quanto ho potuto vedere. Bando, andiamo con il primo pezzo. Amici di Rolling Mull, bentornati, siamo in compagnia del capitano delle Zebre, giocatore della nazionale italiana, George Biagi, che grazie alla diretta Facebook gestita dalla nostra preziosissima Checca Olivetti ha già ricevuto un cartellino giallo per le sue parcheggiate. George, te la cavi meglio in touch, diciamo, che al volante forse? Non lo so, è dura, non lo so, però sì, diciamo che ci devo lavorare, sai, con la neve oggi è stato difficile. Si è messo a dura prova. Ascolta George, la prima cosa che mi è saltata all'occhio studiando oggi il tuo curriculum, che è davvero invidiabile, hai militato un po' in tutte le categorie anche all'estero, sei nato in Scozia però leggo laureato alla Bocconi. Come si fa a conciliare uno studio tanto diciamo impegnativo con il rugby ad altissimo livello? Ma guarda, lo sport di alto livello senz'altro ti dà, sei molto impegnato, però hai anche tanto tempo libero quando non hai una famiglia, due bambini e quattro cani. Quindi invece di passare il tempo alla PlayStation inviterei tutti i giovani che hanno la possibilità di giocare a rugby magari di dedicare anche qualche ora sui libri ed è una cosa fattibile. Se ce l'ho fatta questo i ragazzi, è un bel messaggio, di George. Ascolta, io ti ho presentato come un nocetano adottivo. Elisa è una nostra amica, suo nonno ha scritto pagine importanti della storia della rugby Noceto, conquistando la storica promozione. Hai avvertito nell'aria un'atmosfera particolare, noi siamo dei pelle rossa e ci vantiamo molto di questa nocetanità, di questa appartenenza viscerale. Tu come la vivi? Ma guarda, a Noceto sto molto bene, in realtà si dice che tutte le strade portano a Roma, però io sono venuto a Noceto ancora prima di conoscere l'Elisa con l'Amatore Milano a giocarmi una promozione in Serie A, dalla Serie B, tanti anni fa, e secondo me allenava Pippo Frati, è possibile secondo me. Sì, confermano dalla regia. Che abbiamo vinto qui e poi abbiamo perso in casa con i punti di bonus, comunque vabbè, ho fatto la partitaccia, quindi già avevo incrociato... Ma forse era l'anno di Laneri, non era con Pippo. Non lo so. Era l'anno di Pippo, va bene. Comunque sì. Già tanti anni fa sono stato a Noceto, diciamo il rugby mi ha portato a Noceto, quindi sì.
e hai avvertito qualcosa di particolare? No, te lo chiedo perché da esterno, ecco, noi ne andiamo orgogliosi, però non è detto che chi arrivi qui avverta questa atmosfera. Un piccolo paese che vive di rugby e vive di questi valori, c'è anche quell'arlia, diciamo, l'avversario, il derby. Tu hai giochi ovviamente ad altri livelli, però ti chiedo se sei entrato già in contatto con questa realtà. Ma sì, guarda, sono venuto quest'anno, ancora non sono venuto, però sono venuto anche quest'anno a settembre al Nando Capra, e ci vengo volentieri. Si respira rugby e credo che si respira come poche parti d'Italia. Ho avuto la possibilità di giocare agli Aironi qualche anno fa, e a Vedana si respira il rugby in un modo simile, molto particolare, che secondo me non ci c'è nessun'altra parte d'Italia. Sono forse i piccoli centri che offrono questo panorama. Ed è veramente speciale, e lo vedi anche nelle persone che vengono a giocare qua a rugby. Tutti si trovano molto bene ed era un posto molto, molto speciale da quel punto di vista. Andiamo con il prossimo pezzo. Rock your body. Amici del cuore ovale, bentornati sulle nostre frequenze. Questa è Rolling Mule, in studio c'è George Biagi. Parliamo di Zebre, reduci da una brillante prestazione in Challenge Cup contro i russi, vittoria per 58-14. George, ci voleva. Che partita è stata? Ma guarda, non ho mai giocato contro una squadra di giocatori così grossi. Vabbè, che detto da te che hai dovuto chinare la testa per entrare in radio, insomma. Erano veramente, veramente giganti. Sai che quello più piccolo era l'ala e pesava 130 kg, quindi erano veramente dei mostri. Non male. Infatti in tanti sono caduti nel trappolone siberiano e sono andati là e hanno perso. Per fortuna quest'anno abbiamo raccolto tutti i 10 punti. Andiamo avanti, insomma, aspettando la Rochelle, nella speranza di... Mi dicevi prima che comunque l'abbinamento, la vittoria in trasferta... Sì, di Bristol. Vi ha penalizzato un po' qualificazione. Perché adesso dobbiamo fare 5 punti in casa contro di loro e andare là e fare almeno il bonus difensivo. Se loro fanno 5 punti in casa, siamo fuori dalla Coppa. Noi amanti del rugby qui a Parma e dintorni, ma non solo, quando sentiamo il profumo di Natale, per noi è profumo di derby. Ci siamo quasi, George, che i derby con la Benetton, che partite ci aspettiamo, come dobbiamo aspettarci, come ci arriverete? Beh, credo che Treviso parta da netta favorita, ci giocano la maggior parte dei giocatori della ragazza nazionale, però nel canto nostro abbiamo un sacco di ragazze che vogliono dimostrare e far vedere il loro vero valore. Quindi credo che sarà una partita molto fisica e che se noi riusciremo a dominarli fisicamente e sistemare un po' le fasi statiche, credo che possiamo veramente fare una bella partita sotto le nostre mura amiche. Soprattutto in casa, mi permetto di dire. Sì. Io mi sono sempre chiesto una cosa, la posta in palio sia dal punto di vista della classifica, ma forse soprattutto dal punto di vista del prestigio, i derby con la Benetton hanno una posta alta. Voi vi conoscete tutti, perché comunque quando ci sono i test match di novembre, quando c'è il 6 nazioni, combattete l'uno a fianco all'altro, e poi quando c'è la regular season siete avversari, acerrimi nemici, passami il termine. Come si vive questa cosa? Cioè, com'è che tu, un compagno di squadra col quale magari dormi anche insieme in nazionale, te lo trovi avversario e lo devi annientare per dimostrare di essere il più forte? Beh, sai, quando scendi in campo i tuoi fratelli sono solo quelli che hanno la maglia uguale alla tua, quindi è un po' quando ti picchi con tuo fratello e ti vuoi tanto bene, però gliele suoni di santa ragione. Amici di Radio Etilica, questo è Rolling Mule, qui al mio fianco c'è George Biagi. Ricordiamo che siamo in diretta Facebook, grazie alla nostra Checca Olivetti, potete commentare, intervenire, scherzare, immaginarvi il bando che scende in campo contro i russi, che ha detto George che erano i più grossi contro i cui ha giocato nella sua carriera. Abbiamo parlato di Zebre, George, adesso parliamo di nazionale. Tu eri in campo a Chicago nella partita che avete disputato contro l'Irlanda. Un risultato pesante che però forse ha avuto qualche anche riscontro positivo, soprattutto nel primo tempo. Poi la vittoria con la Georgia, la sconfitta con l'Australia, così e poi la marea nera. Che somme si possono tirare alla fine di novembre con la nazionale?
E credo che sia stato importante per noi farci questa benedetta partita contro la Georgia e rispedirli a casa un po' con la coda tra le gambe. Avete messo a tacere anche delle polemiche. Sì, finalmente sono venuti qua, hanno fatto vedere il loro valore, che in realtà era magari anche meno di quanto si potesse aspettare. I ragazzi hanno giocato una partita molto un po' contratti, perché in realtà si vedeva, almeno secondo me si vedeva in campo, veramente un divario enorme tra le c'era tra forse le due un squadre, po' di pressione squadre, forse sì. Eccessiva, perché comunque, come dici tu, il divario tecnico era sotto gli occhi di tutti, plateale. Esatto, e siamo stati credo un pochino sfortunati con la partita dell'Australia, che il nostro amico Nocetano e la meta di Tito sul intercetto ci rimane anche qui. Abbiamo avuto la fortuna di avere Marci Violi seduto qui al nostro fianco e il contributo di Tito, che appunto spiega questa meta, e insomma, pazienza, ecco. E tra l'altro invito Marcello, la prossima volta vieni anche qua, anche tu, così fai meno sì. Il figo dietro la tastiera come al solito. No, perché sta bombardando Giorgio di messaggi e lo invitiamo qui, anche perché potrebbe metterci 7-8 minuti. Ci metti 2 minuti, sì, sì. Infatti. E il 6 nazioni alle porte, Giorgio, che Italia dobbiamo aspettarci? Sarà una nazione secondo me particolare, perché appena prima della Coppa del Mondo, e io mi ricordo quello del 2015, e tutti ci si gioca un po' un posto, ogni partita conta, ogni pallone conta, e giochiamo 3 partite in casa però, quindi vedremo finalmente di riuscire a vincere una partita in casa, che adesso non succede da diversi troppi anni. Quali sono gli obiettivi? Ancora la Scozia si può. La Scozia tra l'altro ultimamente non sta facendo male, insomma il Galles forse, parlare di punti deboli è sproposito, perché comunque il livello è veramente altissimo, però gli obiettivi che vi ponete quali sono? Secondo me in questo momento qui pensare ad una partita in specifico viene molto difficile, perché dipende molto certo. come ci arriviamo sia noi che Treviso dopo i derby, dopo le 2 partite in Coppa, e se riusciamo a trovare un po' di continuità in campionato, in Coppa, secondo me riusciremo a arrivare bene all'inizio del 6 nazioni, e la prima che è in Scozia, Murrayfield, magari riusciamo veramente a fare uno scherzetto la prima, che è sempre la partita un po' più strana. Dov'è che lavorerete di più, alla luce anche di quello che voi ovviamente lo vedete negli allenamenti, noi telespettatori possiamo dire in base a quello che abbiamo visto attraverso i teleschermi, sono le fasi statiche, sono le linee di corsa, sono i tre quarti, dov'è che secondo te c'è più da lavorare? Credo che in linea generale, se riusciamo a mantenere un pochino di più il possesso e lavorare più in attacco, e ci porterà tanti frutti, riusciremo a fare più mete e quindi vincere più partite. Amici di Rolling Mool, queste dolci note a condurre la nostra trasmissione. Abbiamo parlato di nazionale, ci sono tanti commenti che ci arrivano. Uno è di Marco Barantani, uno dei piedi più prelibati che abbia conosciuto il Menoni, dice che tra l'altro è tuo vicino di casa, dice che sei un ottimo giocatore di calcio anche. Sì, ho fatto un sacco di provini, era un po' una promessa del calcio mondiale, un po' il Peter Crouch italiano là davanti. Infatti è dura marcarti e darti le spallate in area sui calci d'angolo. Gamba fina. Immagino. Tra le tue passioni c'è anche il basket. Questa è una vera grande passione, da dove nasce questa? Beh, giocavo quando ero piccolo, prima di conoscere la pallovale, è uno sport che insomma è bellissimo da giocare, ti diverti molto anche da vedere nei palazzetti, ed è, sai, basta che è molto semplice da imparare, basta che lanci la palla in canestro piuttosto che il rugby, che magari ci vuole un pochino più tempo. C'è qualcosa in comune tra i due sport? Secondo me sono due sport molto, molto fisici. Pensa che quando giocavo a basket, il mio allenatore, quando tipo nei pulcini, scogliati, ero tipo alle medie, mi diceva che non ero molto bravo perché non ero abbastanza fisico per giocare sotto canestro. E poi alla fine sono andato a giocare a basket, a rugby. Si cambia. Li andiamo a raccontare poi come è finita la storia. Voltiamo pagina adesso e possiamo crogiolarci nel nostro
godimento ad andare a leggere la classifica del campionato nazionale di Serie A, girone 2, dove il Noceto è là davanti in solitaria 32 punti, seguito dal Colorno a 30, Valpolicella 24, Rugby Paese 20, Tarvisium 19, Badia 18, Petrarca 15, Udine 11, Vicenza 5, alla pari con il Brescia che è il fanalino di coda. Una grande vittoria in trasferta per 20-25 per i ragazzi di coach Marco Frati, una vittoria dura. Giorgio, non so se tu hai avuto modo quest'anno di venire a vedere il Noceto, è la Mischia, diciamo, la grande protagonista di questa, di questo scorcio, primo scorcio di stagione, tu te ne intendi, come la vedi? Bah, sai, allenata da Oliviero Fabiani, uno dei più grandi allenatori di Mischia Chiusa, credo, questo lato del Taro, quindi sai... Sì. Hanno sicuramente in lui un gran punto di forza, punto di riferimento. Oliviero Fabiani, le porte sono sempre aperte per te, vienici a trovare quando vuoi, anche adesso per qualche minuto saremo ancora in onda, quindi basta dirlo e sarai nostro ospite. Andiamo a leggere gli altri risultati. Paese Tarvisium 15-12, Colorno 82, Brescia 3, Vicenza Petrarca 0-46, Udine 19, Valpolicella 4. Andiamo adesso ad ascoltare il contributo dell'head coach Marco Ciccio Frati. Badia Noceto, partita di ieri, la penultima del 2018. Sappiamo che sarebbe stata una partita dura, è stata giocata su un campo al limite del praticabile, che cosa che ci ha permesso comunque di sviluppare poco gioco, però comunque di puntare ancora una volta sulla nostra Mischia, che sappiamo essere probabilmente la più forte del girone, senza nasconderci. E partita veramente dura, che si era messa male, poi comunque anche caratterizzata da due episodi sfortunati che ci hanno concesso loro due mete nei primi 20 minuti. Noi comunque siamo rimasti agganciati al punteggio con due pezzetti di Albi Ferrarini, e fatto sta che comunque noi siamo stati sempre sotto, e la meta della vittoria l'abbiamo fatta al 76esimo grazie a Boccalini, quindi una partita di grande sacrificio, e che comunque ci ha veramente era una prova di maturità, diciamo, che abbiamo superato a pieni voti. E abbiamo perso un punto con rispetto a Colorno, però non comunque rimane comunque il grande prestigio di una vittoria fuori casa su un campo veramente difficile. E adesso niente, ci prepariamo per Valpolicella, che sarà probabilmente ancora più difficile, ma gli obiettivi non cambiano, gli obiettivi sono andare a vincere là e chiudere il 2018 in bellezza. Abbiamo sentito l'head coach piuttosto positivo, a sua ragione, anche perché ha punteggio pieno. Giorgio, tu hai militato nel Prato e hai in A1 hai conquistato la promozione in eccellenza. Sono passati diversi anni, però insomma, cosa puoi dire della Serie A? Che cosa ti ricordi? Che campionato è? Qual è la tua ricetta per la promozione in eccellenza? Guarda, sono passato qualche anno adesso, però sicuramente, ne parlavamo prima, la Mischia Chiusa, fasi statiche, è una parte fondamentale del campionato italiano, soprattutto adesso che i campi cominciano ad essere un po' pesanti. E sai, avere un ottimo piazzatore ti toglie un sacco. Sono perfettamente d'accordo. Ti toglie, insomma, un sacco di problemi, perché metti sul punteggio, gli ari in Mischia, e bene o male poi il resto si sistema da sé. La corsa sul Rugby Colorno continuerà domenica 23 dicembre. Andiamo a leggere il calendario. Rugger Tarvisium Udine, Colorno Paese, Brescia Vicenza, Petrarca Badia e appunto Valpolicella Noceto. Trasferta insidiosa quella a San Pietro in Cariano, come ricordava il Ciccio. Andiamo a sentire un altro contributo audio, questa volta del capitano Marco Ferro. Buonasera a tutti, grazie per avermi chiesto un contributo audio. Per riguardo alla partita di ieri, che dire,
Partita difficile, ce l'aspettavamo. Tutta la settimana con gli allenatori ci avevano messo in guardia perché i campi veneti sono sempre difficili da affrontare, e così è stato. Campo non in condizioni ottimali perché c'era fango e sotto era ghiacciato, e quindi oltre al carattere delle squadre venete si è presentato anche questo problema, ed è stato un problema fino al 60esimo. Infatti eravamo sotto fino a quasi alla fine e poi per fortuna siamo riusciti a spuntarla con delle mete di mischia, con una bella meta sul calcetto di Albi Ferrarini, di Carri. È stata una grande prova di carattere da parte della squadra, perché non ci è capitato spesso quest'anno di trovarci sotto, e soprattutto oltre che nel punteggio anche nel campo. Nel primo tempo abbiamo trovato molte difficoltà a impostare il nostro gioco, però alla fine, anche con grazie a qualche cambio, siamo riusciti a risollevarci e insomma è andata come speravamo, anche se potevamo portare a casa un'altra meta alla fine, che per un in avanti inutile sulla linea di meta non siamo riusciti a fare la quarta meta. E adesso settimana prossima c'è un'altra partita molto importante, forse una delle trasferte più difficili sul campo del Valpolicella, e la prepareremo come al solito alla massima intensità e alla massima concentrazione. Giocheremo di sabato, quindi magari ci sarà qualcosa di diverso nella preparazione, essendo anticipata di un giorno, però faremo il possibile. Grazie a tutti e buona serata. Sì, mi dicono dalla regia che oltre a procurarmi una logopedista il prima possibile per pronunciare Rugger Star Visium, il Noceto gioca appunto d'anticipo il 22 dicembre, sabato alle 14.30 a San Pietro in Cariano contro il Valpolicella. Adesso andiamo con un altro pezzo scelto dal nostro George Biagi, abbiamo i Led Zeppelin. Amici di Rolling Mool, bentornati, George Biagi qui al mio fianco. Adesso parliamo di Top 12, George, con la vittoria del Viadana in Coppa Italia contro la Lazio per 47-15. Il Valo Rugby si è imposto sui Medicei per 21-18. Il Valsugana ha vinto 31-12 contro il Verona. Il Mogliano ha battuto il Sandonà per 19-10. Questa è la Coppa Italia. Ti faccio una domanda sul campionato di Top 12, se lo segui e se ti sei fatto un'idea su chi potrà essere il campione d'Italia. Guarda, lo seguo perché abbiamo diversi permit player che vengono da noi, sia da Calvisano, alle Fiamme Oro e da Reggio. E è un bel campionato, ci sono tanti giovani veramente promettenti. Poi quest'anno è molto equilibrato. È molto equilibrato, diventa molto interessante. Credo che Reggio sia una bella sorpresa. Però per me do per vincenti le Fiamme Oro proprio. Addirittura, questo è uno scoop. Perché il Petrarca comunque è stato battuto dal Reggio, che è, come dici tu, la sorpresa. Però tu vedi favorite le Fiamme Oro. Sì. Perché? Perché credo che hanno veramente un bel gruppo di ragazzi, qualcuno ne conosco, insomma Simone, Favaro, Filippo Cristiano, Caffini, sono tanti ragazzi con cui ho giocato, hanno una bella linea di tre quarti e credo che potrebbe essere una bella sorpresa. Potremmo vederci qui a fine campionato e scoprire le carte e vedere se George aveva ragione. A proposito della bella vittoria del Viadana ai danni del Reggio, Viadana è la colonia nocetana, una delle due del campionato di Top 12, abbiamo il contributo audio dell'head coach Pippo Frati. Domenica abbiamo centrato un'importante vittoria casalinga contro la Lazio, che ci ha permesso di riportarci in testa al nostro gruppo di Coppa Italia e quindi tiene aperte le speranze per raggiungere un posto nella finalissima di aprile. Decisive saranno le due partite che ci aspettano in gennaio a Firenze e in casa contro il Valo Rugby Emilia, che ci potrebbero dare il pass appunto per questa finale. È stata una prestazione molto consistente, nella quale abbiamo praticamente dominato nelle fasi statiche e continuato a segnare punti per tutti gli 80 minuti, quindi
una partita che ci dà morale, ci dà fiducia e consapevolezza di quella che sono, di quella che è la nostra forza. Logico che i punti in palio nella partita, nella prossima partita che giocheremo in casa contro Calvisano, saranno decisamente più pesanti e più importanti per quello che sarà il nostro cammino nel campionato di Top 12. Un grande saluto a tutti gli amici di Rolling Mall, al mio carissimo amico Pedar, che è uno dei conduttori migliori d'Europa, e buon Natale. Ringrazio Pippo per questo complimento. C'è uno in Germania che è leggermente più bravo di me, però ci lavoreremo su. Giorgio, andiamo a conoscere più da vicino, ti faccio una domanda. Sì. La partita che ti ha segnato di più nella tua carriera, non ti parlo soltanto dell'alto livello in cui sei impegnato tu, in generale. Beh, guarda, sicuramente la partita che ho giocato al Flaminio, la promozione che abbiamo fatto col Prato e siamo saliti in top 10, è stata una cosa incredibile, che siamo andati all'extra time, all'overtime, cartellini gialli, ero successo un casino Madonna, è stato spettacolare. Ho fatto vincere Andrea De Rossi la sua unica finale, quindi è sempre sarà grato sì, ancora, sì, oggi, sì, ancora allora. Mi paga da bere per questa cosa, ci sta, ci sta. E tu sei una seconda linea. La seconda linea, a mio modo di vedere, è un ruolo estremamente tecnico. Per chi approccia alla rugby è un giocatore che passa inosservato, nel senso che ti siede poco con la palla in mano, ma il tuo lavoro, diciamo il lavoro sporco, è tantissimo. Se tu dovessi spiegare a uno che non conosce il rugby che cos'è la seconda linea e che cosa fa, cosa gli racconteresti? È un giocatore di basket che non sa saltare e quindi si dà il rugby e si fa alzare in touche per prendere il pallone, e non ha l'attività di un portiere e quindi si schianta nelle racche a due all'ora, però usa tutti i suoi chili per spostare la gente. Questo è bene o male quello che fa la seconda linea. Il tuo idolo? È senz'altro Victor Matfield. Sono un giocatore incredibile, ha le gambe belle secche come le mie, è un bel saltatore in touche, giocatore completo, secondo me a 360 gradi, e non ce ne saranno più come lui, secondo me. La touche, io non solo io, insomma, è vista come una partita nella partita. Spiegaci brevemente a che preparazione siete sottoposti nella touche. Va in base all'avversario, lo studiate degli schemi ad hoc, oppure c'è una linea che seguite a priori? Come avviene la preparazione della touche? Beh, è chiaro che ogni squadra ha una sua filosofia, una sua struttura di come lanciano il gioco da touche, che sia in the drive o per i tre quarti. Però è chiaro che sia in attacco che in difesa uno va a analizzare 3-4 partite, vedi il sistema che usano, quello che può funzionare in difesa o in attacco per metterli più in difficoltà. C'è una tantissima analisi, insomma, che va dietro le quinte, non soltanto tipo Olli che lancia la palla a caso in mezzo alla touche, che spesso capita, ma di solito non è così. Vi punzecchiate, sarebbe fantastico avervi qua in coppia. Lancio sempre questo appello. Ti ho chiesto la tua partita preferita, quella che ti ha segnato di più. Ti chiedo adesso la tua più grande delusione sportiva da professionista. Delusione sportiva, sicuramente quando, cioè, ero molto giovane, abbiamo perso la finale di ritorno contro il Noceto a Milano, c'era tanta aspettativa, una gran festa preparata per dopo e c'ero rimasto molto male, chiaro. Ah, io c'ero rimasto molto bene, quindi insomma dipende dai punti di vista. È il bello dello sport. Il bello è anche sport. Questo. La bellezza della nostra trasmissione, permettetemi di dire, è anche quella di parlare di altissimo livello e poi anche parlare di Serie C, perché se il Noceto, la prima squadra del Noceto in Serie A, ha vinto in trasferta, anche la Serie C a Capi si è imposta per 15-11. A tal proposito abbiamo le parole di Sumbu, team manager della Serie C. Ciao a tutti gli amici di Rolling Mall. Per quanto riguarda la Serie C, devo dire che finora sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto e molto contento dell'obiettivo che abbiamo raggiunto, cioè quello di finire il girone d'andata da primi in classifica. Per quanto riguarda invece la partita di domenica, abbiamo giocato a Carpi, è stata una partita abbastanza dura e devo essere sincero, non me l'aspettavo. Una partita caratterizzata da molti falli,
ed errori decisivi che dopo sul piano psicologico hanno influenzato molto. Comunque poi dopo con grinta e determinazione siamo riusciti a portare a casa il risultato per 15-11, quindi siamo contenti di essere riusciti a portare a casa una partita difficile come quella di domenica. Il prossimo appuntamento invece è per il 13 di gennaio, che ricominceremo a Formigine contro i Lupi di Canolo, che sono in franchigia con gli Highlanders di Formigine. Apro una piccola parentesi da segnalare che durante il primo tempo nel Carpi ha giocato una vecchia conoscenza nocetana, ovvero Ruggero Trevisan, che ha avuto anche un trascorso in entrambe le franchigie italiane, quindi sia Zebre che Treviso, e che devo dire che ci ha messo abbastanza in difficoltà. Chiusa la parentesi. Ciao a tutti, buon proseguimento. Amici di Rolling Moon, siamo ormai agli sgoccioli con il capitano George Biagi. Ricordiamo l'appuntamento del 22 dicembre a San Pietro in Cariano, dove il Noceto sarà impegnato nella difficilissima trasferta di Valpolicella, ma c'è George qui che freme per ricordarvi un appuntamento davvero importante. Sì, vi invito tutti a venire domenica alle 3 a tifarci a Parma, a Lanfranchi. Servirà a porto di tutti i nocetani, tutti quanti, venite giù che vediamo di fare una bella partita, e così possiamo festeggiare come da tradizione la vigilia qua in piazza e berci qualche spritz, insomma, quello che volete. Ci sta già nocetanizzando, aspetta. Di noi. Bene, grazie, ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo sulle frequenze di Radio Etilica con Rolling Mool. È uno scherzo, chiaramente lunedì prossimo non ci saremo, vedremo di aggiornarvi comunque sui risultati, perché ci sono delle partite davvero accattivanti dal Noceto in giù. Buonanotte a tutti e grazie di averci seguito. Ciao, grazie a tutti.